uno strumento una terza sotto perché è più alto e anche la cameratura è più grossa e quindi tutto si gioca sulla cameratura dello strumento. Positivo si intende uno strumento che sta in abbastanza fisso, questo ha delle ruote, fortunatamente possiamo trasportarlo liberamente. Le particolarità di questo strumento: ha un suono molto flautato, si sposa benissimo troppo giusto con l'uovo e anche con la tua voce, trovo che l'accoppiata sia veramente vincente. Antico proprio perché prima che col classicismo la figura dell'amoroso si differenziasse e diventasse pian piano verso l'Ottocento con il romanticismo più eroico, quindi si stabilizzasse su una tessitura più acuta nel cantabile, invece tra il 600 e il 700 abbiamo ancora, soprattutto per il repertorio italiano, quello sacro europeo in generale, abbiamo una cantabilità molto più centrale, alle volte quasi baritonale, che è adatta alla mia voce e contemporaneamente anche consente di declamare il testo con maggiore cura. Le canne in legno specialmente sono tutte costruite da Francesco Zaninsi a mano, dalla sua ditta organaria, che appunto produce ogni parte componente di queste... Sì, hanno fatto dei lavori notevoli in Giappone, è una cosa molto importante da lustro anche a noi. Quanta differenza c'è tra la conservazione degli organi all'estero e in Italia? C'è una grande attenzione sulla conservazione, il mantenimento di queste opere. Diciamo che all'estero ci sono magari più forze economiche e questo permette talvolta di avere accesso e facilità nel mantenimento di più strumenti. Noi in Italia non è che abbiamo la stessa situazione economica degli altri paesi. Chiaramente sì, ci teniamo tanto perché in Italia si sentono moltissimo dei restauri, quindi in generale la situazione potrebbe sempre essere meglio, chiaro, però ci difendiamo.